Bene pescatori, bentornati su Fishing Hack. In questo video vedremo l'unboxing del mulinello Daiwa Emblem Surf 45CV QDP. Il nome è praticamente uno scioglilingua, ma in questo video adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dire tutte queste sigle e cosa ha di particolare questo mulinello che la versione superiore rispetto al Daiwa Emblem modello classico. Prima di iniziare l'unboxing, vi ricordo come sempre di seguirmi su questo canale se siete appassionati di pesca dalla spiaggia e di mettermi un like se il video sarà stato di vostro gradimento. Se lo volete mettere così a sentimento, mi fa anche piacere. Detto questo, possiamo iniziare ad aprire il pacco. Paul, spostati un attimo. Prendiamo il pacco. Paul torna sulla giostra, così sta tranquillo. E noi ci andiamo a vedere questo mulinello Daiwa Emblem. Questa è la confezione, che è quella solita di Daiwa, il suo cartoncino classico. Colore, questa volta abbiamo un bianco tendente leggermente al grigio. Sulla parte esterna, naturalmente, c'è scritto il modello del mulinello col suo lungo scioglilingua, anche lateralmente, mentre dietro abbiamo un riassunto delle caratteristiche del mulinello stesso, che adesso andiamo ad approfondire nel momento dell'apertura. E questo lo terremo come promemoria. Quindi apriamo il pacco. Ed eccolo qua. Vedo che qualcuno ha già visto qualche video preview sul canale, qua sul canale YouTube dell'apertura, oppure se mi seguite su TikTok l'avete visto anche là. Ma adesso andiamo a fare l'unboxing vero e proprio. Quindi, per prima cosa, tiriamo fuori questo sacchettino che contiene la documentazione, come sempre, completa. C'è il libretto di istruzioni e di manutenzione del mulinello. Non lo leggiamo perché già siamo abbastanza ferrati sull'uso dei mulinelli, però se ci volete dare un'occhiata, eccolo. Poi, più importante, all'interno abbiamo tre dischetti di ricambio che servono per allineare la bobina a nostro piacimento in base a come va imbobinato il filo. Quindi questi sono i ricambi. E poi, molto molto importante, c'è il foglio con lo spaccato da non perdere assolutamente. Vediamolo qua in dettaglio. Eccolo qua. Perfetto, si vede. Ok, qua praticamente sono tutte le parti del mulinello viste in modalità esplosa. Quindi qua possiamo andare a individuare tutti i ricambi, tutti i pezzi che ci dovrebbero servire, e in caso di smontaggio potremmo anche seguire questo schema per rimontare il nostro mulinello. Rimettiamo a posto la documentazione nella sua bustina. E continuiamo ad aprire. Quindi, dopodiché ci sta la seconda bobina, perché il mulinello viene fornito con una bobina di ricambio, più che altro una bobina a bassa capacità, perché se la bobina montata sul mulinello tiene 300 metri di 0,30, questa praticamente tiene 300 metri di 0,18. Ed ecco, ci è arrivati al momento clou, quando salta fuori dalla confezione. Lo scarto direttamente qua dentro e lo tiriamo fuori al volo. Eccolo qua, il nostro Daiwa Emblem Light 45, più tutte le lettere che vengono dopo. Andiamo a vedere in dettaglio il nostro grande mulo. Mettiamo da parte quello che non ci serve e
per prima cosa andiamo a stringere il dado della manovella per metterla in modalità operativa. Lo sapete tutti, poi si mette in modalità operativa, basta stringere il dado, questa entra in tensione con la vite all'interno e il mulinello è pronto all'uso. Ve lo faccio vedere anche qua in dettaglio, ve lo faccio rivedere anche qui in tutta la sua bellezza e andiamo a vedere le caratteristiche. Per le caratteristiche naturalmente mi vado ad aiutare con la scaletta direttamente con il sito della Daiwa e cominciamo a parlare del materiale di costruzione di questo mulinello, che per certi versi potrebbe sembrare che sia la versione inferiore rispetto all'emblem standard, perché quella scritta light magari uno potrebbe pensare ok, questa è una versione base, invece no, questa è la versione superiore all'emblem standard SCVQD. Perché questo è notevolmente più leggero rispetto al suo fratello minore Emblem, infatti pesa quasi 100 grammi in meno. Il suo peso è di 555 grammi, apposta viene chiamato Light. Ma le migliorie rispetto al modello base non stanno solo nella sua leggerezza, che comunque è dovuta all'impiego di materiali più tecnologici. Infatti, se come il suo fratello minore ha il corpo in DS4, il rotore su questo mulinello è costruito nel materiale pregiatissimo di Daiwa, un materiale composito che si chiama Zion 5. Quindi l'abbinamento di questo materiale al corpo DS4 e a questa manovella in alluminio molto sottile intagliata, praticamente si riescono a risparmiare sul peso finale quasi 100 grammi, portando appunto questo mulinello al peso 555 grammi, che ci farà stancare sicuramente di meno durante la nostra azione di pesca. Come potete vedere, il mulinello è fluidissimo, gira solo. Continuando con le caratteristiche tecniche, andiamo ad analizzare l'archetto che Daiwa chiama Air Bile, perché questo archetto, al contrario di quello di altri mulinelli che sono più sottili, è molto più grosso, però all'interno naturalmente è vuoto, quindi è un archetto comunque possente ma leggero, perché l'interno è vuoto e soprattutto è un archetto monopezzo. Archetto monopezzo fondamentale nei mulinelli perché ci permette di avere uno scorrimento del filo in fase di chiusura verso il guidafilo molto più precisa, senza andare a intaccare eventuali parti in plastica che si trovano su mulinelli che montano archetti pluricomponentistici, che vi posso dire tipo quello dello Shimano Ultegra, che non è un archetto come questo, ma per trovare un archetto con queste caratteristiche bisogna andare verso i modelli di fascia più alta. Invece su Daiwa li troviamo anche sull'emblem standard e naturalmente anche sull'emblem light. Le bobine sono in alluminio naturalmente, quindi sono molto leggere e resistenti, e hanno qua sul laterale questo clip fermafilo che è ammortizzato, quindi è molto grande intanto, quindi ci riusciamo a mettere dentro il filo e bloccarlo facilmente. E poi in ogni caso è anche ammortizzato, quindi va a stringere subito il filo che andiamo a bloccare e lo tiene fermo quando il mulinello è a riposo, se non vogliamo mettergli naturalmente gli elastici attorno. Andiamo alla frizione. Come il suo fratello minore, anche questa è una frizione quick drag. Tre quarti di giro, siamo da chiusa a completamente aperta. Questo mi permette, durante le fasi di recupero e ferrata, fate conto che siamo in fase di pesca, quindi frizione aperta,
rinello e canna sul tripode o sul picchetto, andiamo a prendere immediatamente la canna dopo la boccata del pesce. Qual è il primo movimento che facciamo? Andiamo a ferrare, quindi però avendo la frizione aperta non possiamo ferrare subito con la frizione aperta, quindi mentre tiriamo indietro dandogli solo questo mezzo giro, il tempo che facciamo questo movimento, già la frizione è chiusa e possiamo andare a ferrare. Quindi iniziamo il recupero e durante il recupero, se vediamo che le testate del pesce comunque sono possenti, il pesce comincia a tirare, tenendolo in tensione in questo brevissimo lasso di tempo possiamo mollare la frizione di qualche centimetro ed avere già meno sforzo e andare a recuperare sempre col nostro movimento, regolandoci la frizione di qualche scatto di volta in volta. Quindi capite, la velocità di regolazione di questa frizione è micidiale, secondo me al top rispetto a quella di altri mulinelli. Poi che cosa dobbiamo aggiungere altro? Naturalmente la tecnologia MagSeal, penso che si dica così, che è una particolare tecnologia di Daiwa che tiene il mulinello all'asciutto, o quantomeno le parti interne del mulinello all'asciutto, riguardo a quando il mulinello viene investito dalla pioggia, dalle onde del mare, perché appunto ha questa tecnologia MagSeal che va a sigillare tutto l'interno del mulinello, preservandolo dalla corrosione. I cuscinetti del mulinello sono 6. 6 cuscinetti, di cui 5 CRBB, che sono dei particolari cuscinetti pregiati anticorrosione. Quindi una tecnologia avanzata anche per quanto riguarda i cuscinetti, che ne impediscono la corrosione, e quindi la fluidità del mulinello sarà sempre ottimale anche se lo trascuriamo un po' con la manutenzione. Io per la manutenzione in ogni caso vi consiglio sempre di farla ad hoc ogni quando tornate da pesca, pulirlo, poi ogni tanto fare la lubrificazione delle parti che si vanno più a muovere e quant'altro. Però di per sé il mulinello non ha di questi grandi problemi riguardo alla corrosione, perché diciamo che la sua tecnologia permette di autopreservarsi. E della manovella abbiamo già parlato, quindi cosa aggiungere altro? Sicuramente il tipo di avvolgimento del filo nella bobina. Quindi un avvolgimento molto molto lento, che permette di distribuire il filo lungo tutta la bobina, in modo che nel momento del lancio questo possa uscire nel modo più fluido possibile. Inoltre le bobine di Daiwa mi permettono di fare dei lanci molto molto lunghi, perché come potete vedere sono delle bobine molto lunghe, come ho detto prima. Quindi la parte più esterna del filo comunque è quella che esce più velocemente. Di conseguenza, avendo meno resistenza in fase d'uscita, possiamo andare a recuperare con questo mulinello anche il 10% di distanza in fase di lancio. Inoltre il recupero di questo mulinello è lento. Cosa vuol dire? È un recupero di potenza. Cioè quando si va a recuperare con mulinelli di più veloci, tipo come ho già detto nel video precedente, con il Daiwa per esempio l'Emblem Standard, e quello è un mulinello di velocità, infatti recupera 104 cm a giro, mentre questo ne recupera 88. Questa minore velocità di recupero fa sì che il mulinello sia molto più potente in fase di recupero appunto del pesce, perché naturalmente girando gli ingranaggi, avendo un rapporto diverso, in pratica la potenza ne giova sicuramente. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Quindi abbiamo detto che il peso è di 555 grammi, ricapitoliamo. Rapporto di recupero
88 cm al giro di manovella, però con un rapporto di recupero di 4.1 a 1. La frizione è da 15 kg, abbiamo detto 88 cm, 6 cuscinetti di cui 5 CRBB e una bobina di ricambio. Le bobine sono in pratica una a bassa capienza e una ad alta capienza. Quella a bassa capienza tiene di 0,18 300 metri, di 0,30 invece su quella ad alta capienza possiamo arrivare anche là a 300 metri di filo. Queste sono le caratteristiche salienti di questo mulinello Daiwa Emblem 45CV QDP, e con questo anche l'unboxing di questo fantastico mulinello Daiwa è arrivato alla fine. Se ci sono altre domande o se ho dimenticato qualcosa nella spiegazione, come sempre potete scrivermela nei commenti e io sarò lieto di approfondire con voi tutte le caratteristiche del mulinello. Detto questo, vi saluto, ciao, alla prossima! Thank you.